Ciao amici di Twitch, grandissimi, 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 grandissimi. Condividiamo la live. Condividiamo la live, amici miei. Ciao! Ciao ragazzi, ciao ragazze. Benvenuti a Pasquetta insieme. Oggi purtroppo non sono riuscito a fare la live, ragazzi, purtroppo è andata così. E invece adesso sono qui con voi. Ok, allora condividiamo la live. Un secondo che la condivido e poi andiamo avanti insieme a farci qualche bella partitozza di Gran Turismo, ragazzi. Come state? Passati bene? Avete passato bene la serata? La giornata di Pasqua? Avete mangiato come dei disperati? Ok. Ok, e ci siamo. Per condividerlo su Instagram, un secondo. Ciao Soul, ciao Deciso, grandissimi ragazzi, siamo in mega live, un sacco di cose voglio fare stasera, un sacco di cose voglio fare stasera, amici miei, come state? Come è andata la Pasqua? Ciao Deciso, bellissime le icone, come è andata la vostra Pasquetta ragazzi, avete mangiato? Io oggi non ci sono stato, avevo promesso che venivo, ma ragazzi abbiamo mangiato talmente tanta carne, tanta roba che ci abbiamo messo un po' per farla, alla griglia e tutto. E non sono davvero riuscito a arrivare oggi in live, però vabbè, dai, facciamo un bel po' di garette stasera, eh? È andata tutto bene, raga? Ok, condiviso la live, bene. Oh, queste sono le belle cose, eh? Così si va tutto bene, tutto bene. Io sono veramente pieno, sono veramente stanco e però Gran Turismo, ragazzi, è top, veramente top. Allora, io vi volevo. Cosa mi sono perso ieri sera? Ieri sera ti sei perso. Allora, il mitico Dottor Master mi ha fatto correre con la Mazda. Abbiamo comprato un sacco di macchine, più che altro tutte GR3. E non.
Non è andata male, ti dico la verità. Ho partecipato, ma non l'ho vista tutta. Sì, grande, deciso, bravissimo, bravissimo. Diciamo che è andata. Ciao, ciao ragazzi, ciao mitici, ciao Zane Boy. Diciamo che ho comprato un botto di GR3, davvero, l'Aston Martin, poi ho comprato la Jaguar Viaggia, Poi ho fatto tutto Monza perché volevo comprare una GT3 e provarla, comprare una GT3 e provarla. La GT3 sono quelle che normalmente noi usiamo parecchio quando andiamo online, no, ragazzi? Quindi più o meno tutti ce l'hanno e come si dice, è la macchina più da gara, più da gara. Allora, non hanno cambiato ancora niente, perché ce le ho tutte. Quindi le macchine usate ce le ho tutte. Quelle che le vedete che sono quelle col librettino blu, Quelle col librettino blu. Vuol dire che le ho tutte e quindi ho fatto più che altro comprare e provare, comprare e provare. E poi ho comprato. Ah, e questa è esaurita. Adesso domani la cambiano, mi sa. Domani o non so quando. Però normalmente quando fanno così, che c'è scritto esaurita, non si può più comprare. Infatti, vedete che non è più acquistabile. A parte che vabbè, io l'avevo già comprato. E ho comprato anche la 20 milioni, raga. Lo dico sempre, ma è un acquisto da 20 milioni. È tanta roba, tanta roba, amici miei. Allora, vediamo un attimo il bigliettuzzolo. Che bella la SRT. Un bel bigliettuzzolo. Ah, ok, ma 911 ce l'hai tutte. Le Porsche non ancora. Le devo comprare. Ieri ho comprato una Porsche. Adesso te la faccio vedere. Ah, dai, ma dammi la macchina. Ma cosa me ne faccio di 3.000? Questo 5.000. Ah, allora, aspetta che te la faccio vedere cosa, che Porsche ho comprato ieri. Per comprare tutte ci vuole. Oh, amore mio, vieni! Per comprare tutte. Serio? Eh sì, amore mio, tanto non E si come mi vede. farai giocare? E mi devo spostare senza alzarmi. Ok. Dov'è il joystick? Ciao ragazzi! Ah, ce l'ho in mano il joystick. Dov'è il joystick? Ce l'avevo in No, mano, pensavo raga. fosse là. Ecco che è arrivata Carla, ragazzi. C'è Deciso e il mitico Soul. Ciao E anche Zane Boy. Deciso! Ciao Soul! Ok. Ieri la mia mogliettina era stanchissima, lei si è fatta una bella ronfata fatta bene, hai fatto bene. Io ragazzi oggi mi sono ustionato la faccia, voi non lo vedete ma sono tutto rosso, sono venuto a casa e ho detto oh, ciao deciso, Quindi grande. adesso mi collego, deciso, mi scrivo, Allora, stavo facendo, buonasera, Lord, grande Lord. Allora, ieri ho comprato questa qua, guardate raga, questa Eccomi qua. Alfa Tauri. C'è Poi c'è Lord. Lord, grandissimo. La Lambo, questa Lambo, raga, e viaggia da paura, ma bisogna saperla utilizzare. Ho comprato la Tenza della Mazda. E Ho comprato, ciao amici di Twitch, la F-Type. Guardate che bella. ho problema di entrare in live. Aspetta Ah, un attimo, caspita. che non posso. Questa l'avevo comprata l'altro giorno, è quella che mi trovo meglio di tutte, la BMW. No, scusate, la Volkswagen Beetle, ok? Ieri sera ho comprato questa, guardate, guarda amore che livrea ho comprato, quella di Valentino 46, la 458 Italia GT3, perché sai che ce n'avevamo una rossa, ma è quella che mi hanno regalato dal campionato, quindi non ce l'avevo poi effettivamente. Le Ferrari ragazzi le ho comprate tutte, Ce l'avevo o non ce l'avevo, eh? E poi ho amore? comprato questa, ho finito poco fa, mi fanno adesso, damos. Oh, grande, molto velino, forse ci faccio una sera. In serie in live, bravo, bravo, bravo. Dante Inferno è molto figo, è molto vecchio, ma è molto figo. Poi, insomma, sai com'è. Questa qui, ragazzi, è un bolide, vi dico la verità. È veramente, veramente una bestia. 1 milione l'ho pagata, e vedete che macchina, e vedete che macchina, La Ricordo, Toyota è forse tanta, tanta cominciavi roba. i saluti. Ciao, amore mio, benvenuta. Ho comprato questa, voi che mi chiedete della Porsche, ho preso la 911 SRS. 991 del 17, del 2017. È un. È bella tosta, vi dico la verità. Poi ho comprato la Vintage. Allora, la mia auto che riesco a trovarmi di più nell'online. So che dico un'eresia, ma mi sono trovato troppo bene con questa, con la Beetle. Mi sono trovato anche bene e non pensavo con questa, con la Mazda, con la. Mi ha beccato un attimo, mi ha morito la telecamera, mi ha detto a destra invece. Ah, eh sì, grande Lord.
Bravo, bravo. Mi sono trovato bene anche con la Mustang, ragazzi. Pensavo che era un indomabile, indomabile. Invece no. E poi ho comprato anche un milione questa, Sto avendo raga. problemi con la chat perché non riesco a beccare chi c'è dentro. Ah, Adesso caspita. riesco a rispondere all'ordine. Non vedo. Questa Lordi, è ciao. una macchina da 1,6 milioni, l'ho pagata, la Ford GT Race Car Spec 2. Questa è indomabile. Questa, ragazzi, è tanta roba per tenere in strada, eh. Dopo ho comprato anche la M-Gain, non so se l'avete già visto, Petronas, bellissima la livrea. Scottata qua. Ci siamo scottati un po' oggi, abbiamo fatto i galletti. C'era anche questa F1 che Abbiamo poi, già tra l'altro, tutte. credo di averla comprata doppia a sto punto. Sto vedendo che ho Puoi comprato una macchina da vendere? 1,6 milioni doppia. Dove la Sai puoi che la puoi vendere? No, non si vendere? può vendere. Sai che puoi Non che se non vendere? può L'ho vendere. regalato un amico? Non si può regalare, non si può vendere. Come non si può vendere? Non si No, può ne. regalare, non si può fare niente. No, ne. Non l'hanno ancora messo in vendita. Vabbè, ma che me ne frega tanto. Allora. E dopo. È perché adesso, ragazzi, le sto mettendo le livree, no? Ho preso anche questa, non so se l'avete già vista, è una bestia. E invece ho voglia Eccolo qua la di linea. comprare. Cosa dici? Compriamo o facciamo una pista, un po' di farming? Raga, facciamo una pista di farming o compriamo? Scrivetelo nei Compra, commenti. compra, dai, andiamo lì che aspettiamo un po' gli altri. Andiamo a vedere in salone cosa c'è. Questa l'ho comprata, la Vision è molto bella Ce l'ho io. e questa è col biglietto, quindi prima o poi dovrò comprarmi la Vulcan. 3 milioni mi girano un po' le scatolette, vi dico la verità. Poi la Jaguar, vediamo che cos'è, amore mio. Pista farming e poi si compra. Ok. No, volevo farlo stare dentro un attimino qua nel salone, Lord, per vedere un po' le novità. No, scusate. Questa Sono no. brutte, davvero. Questa è bellissima. Io voglio comprare questa, raga. A me piace troppo. Perché? Perché mi piace come è fatta. Motivazioni per Mi piace. spendere Un un milione. milione. A me piace. Vi piace, raga? La compriamo? Dai, scrivetelo visto che possiamo fare i sondaggi. Possiamo fare i sondaggi? Allora, compra. Farlo. Farmando la pista, aspetta. Dai, allora facciamo una. Allora, facciamone una. Dai, dai, dai. Prendila, va. Ok. Se vuoi chiacchierare, sono in party. Ok, adesso fammi parlare un attimo con i miei amici Assolutamente. Soul. Porca miseria. Soul è Kevin. Non me lo ricordo mai che sei tu, Kevin. Scusa, aspetta, che entro. Ah, sì, Soul è certo Kevin, che. amore. Oh, tutte le volte, ragazzi, non mi ricordo mai che il mio amico Kevin adesso ha cambiato, è Soul TV. Ragazzi, tra l'altro seguitelo perché fa delle live fichissime pure lui. Esatto, Oh Kevin, io c'ero! ha cambiato nick. Sì, perché c'ha il canale anche lui, Lord. Bisogna seguirlo, eh. Bisogna andare a seguire il mitico Io Kevin. c'ero oggi nella tua live. L'abbiamo vista, Kevin, la live. Non è ancora dentro nel Solo che party. mi si bloccava il video, no? Dove eravamo oggi, non avevo. Deciso, guarda che bella icona. Ci si bloccava Però. il video. Ciao Ciao, Lord! Sì, mi eccolo bloccava tutto il Buonasera. video. Ciao bello. Sì, anch'io ho seguito Grazie che mi segui, Soul Lord. prima la sua Facciamo live, tra follow. l'altro. È stato un peccato che non. Ciao amici. Ciao Julie. Qua sei lì. Mitica. Ma legge Oh, lui come Marco. noi i messaggi, quindi non ha visto noi. Dimmi tutto. Cosa? Tu hai No, visto che comunque eravamo abbiamo entrati seguito Lord oggi? adesso, eh? Sì. Ha Ok, perfetto. Ci ha parlato pure. visto. Ah, l'ha Ha visto, visto che siamo entrati. Sì, sì, grande. sì, sì. Sì. Adesso è entrato Lord, la mitica Julie. Sì, infatti Lord mi ha seguito qua adesso sul Ah, canale. ok, grandissimo Lord che hai Sì, seguito Lord, l'amico grazie Kevin. mille. Ti ringrazio veramente. Il bello è che tutte le volte non mi ricordo mai che Saul è Lo Kevin. so. E tutte le volte dico No, sì. ma è adesso che è solo adesso. Eh sì, ma prima si chiamava un altro nome. Come ti chiamavi prima, Kevin? Gear Fighter. Gear Fighter. Infatti, anche un'altra volta avevi cambiato il tuo nome, ti ricordi che non ti beccavo mai? Da play, sì. Sì. Mi vedo qua. Vabbè, adesso mi sono abituato, minchia, dopo 2 anni. Allora, sto farmando un attimo. Mi leggi, amore mio? A Giuli? Ciao, bellissima, Ciao, ciao, Giuli. ciao, grande, buonanotte.
Ciao Giulia, grandissima. Oh, un bel 5 secondi di perennità. Andiamo a comprare quella macchina là perché la voglio. Hai visto che bella la Jaguar, Kevin? Quale? Quella... No, 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 la Jaguar, quella da 1 milione, quella Concept. Adesso te la faccio vedere, tanto è facciamo questo e poi la compro. Kevin, fallo cambiare idea. Oh, Giulia, segui Soul, è il mitico Kevin Soul, c'ha il suo canale e ha fatto delle live fichissime, oggi sono andato a vederlo, che ero là in grigliata. Solo che non andava tanto quale bene Jaguar? La connessione. Quale Jaguar? Quella, la penultima, la Vision, quella bianca con tutte le cosettine tipo strafichissime. Ma no, dai, ma che dici? Allora. Vabbè, davanti è bellissima. Io no, giuri. Io giuri no. Tutte le volte dico sì, sì, non lo riconosco che lui. Soul TV. Devo abituarmi ancora per 3, 4, 5 mesi. Poi scrive, ciao, ma che sono Kevin. Ah, ciao Kevin. Kevin, sempre così. Ma che sono Kevin. Ah, sì, ciao allora. Cioè, qual è che la macchina che hai mandato nel gruppo lì? Non me lo ricordo. Una concept era. La Mazda. Sì, Mazda, sì. Ah, la Mazda concept, sì. È quella che ho anch'io. Ecco, il settaggio dovrebbe andare bene. Io ce l'ho quella lì, è quella che mi ha fatto provare ieri sera Dottor Master. Dottor Master mi ha detto, prova la Mazda che è fighissima. E effettivamente è una figata, ma ce l'avevo già io, sì. Prova tu il settaggio, perché sinceramente faccio un po' fatica a provare tutto io. Se poi dici che funziona, la provo e farò un video. Quella best! Ciao mitico! Com'è andata? Com'è andata la Pasquetta? Salutamo! Ciao bestia! Best! Best! Comunque sto settando il bot, eh? Il bot che avevi chiesto tu. Il bot, ho bisogno del bot, perché adesso stasera la mitica Giuri c'è e mi può fare da moderatrice, ma quando mi lasciano, mi abbandonano i miei moderatori, bene, dai, bella best, grandissimo, sì sì, noi tutto bene, abbiamo mangiato veramente tanta roba, infatti oggi dovevo fare best la mega live del pomeriggio e non ce l'abbiamo fatta. Ragazzi, mi raccomando, se non siete iscritti iscrivetevi al canale, grandissimi. E allora non ce l'abbiamo fatta perché stavamo a mangiare. Oh, la Giulia ti ha messo il follower, grazie Giulia. Dove? Dal tuo canale. Ah, grazie, non l'ho visto. Grazie mille. Grazie, sono occupato con il bot qua. Mi raccomando, il canale di Marco Trans, brava, brava. Anch'io devo settare il bot. Grazie. Adesso ho parlato con mio cugino oggi. Marco Drums Games, yeah. Magnata Drums Games, bellissimo, questa mi è piaciuta, bravo, sì. Ho parlato con mio cugino, ha detto, oggi si è fatto il PC nuovo, sta settando i7 3080 della Nvidia, che costa 1400 euro solo la scheda, e stava facendo il PC e poi ha detto che la prossima volta, appena può, un attimo, viene su a vedermi il settaggio di OBS. Ciao Manuel! Grandissimo Manuel, com'è andata la magnata oggi? Ti sei magnato la grigliata? Oggi siamo tutti ingrassati oggi. Oggi sì, Non ti toccare, ho notato che non l'hai visto. Sei perdonato, Giulia ti perdona. Vabbè, sei dentro anche tu in live, no? Kevin, così riesci a leggere i messaggi che ti mandano. Ciao Manuel, grandissimo Manuel. Marcolino, ci sono, solo un attimo, mangiando e arrivo. Bella, ciao Mattonella, mitico. Grande. Devo giocare a bocce in salita. Bella Manuel, bella Charder. Grandi raga. Vi siete mancati, oggi ho mangiato come un puerc. Quindi oggi abbiamo fatto la griglia tozza con gli amici, con l'amico Marco, Stefi e il mitico Francesco. Mi raccomando, seguite il canale, grande. Ciao amici di Twitch, stiamo farmando un po' di money perché voglio comprare un sacco di roba, grande Giulia, sì, è vero. Ciao amici di Twitch, la Giulia e Lord ci sono mancati tantissimo. Ragazzi, visto che siete in tanti, domani sera si farà la live con Lord, il mitico Pierpaolo e il grandissimo Morris dei Kulesh.
Quindi domani sera ci vediamo con Warzone, Marco Drums e Morris e Lord e Pierpaolo. Sì, l'abbiamo spostata al martedì perché oggi pensavo che erano tutti morti di sonno dopo la magnata e non mi aveva risposto nessuno se c'erano, quindi ce la famo domani, grande Lord, ti aspetto, amico mio, eh? Ok, Chad, ciao, amico mio. Metti Oh, stai faccetta una bella nera di cosa. sottofondo. Fra, metti faccetta nera di sottofondo. Che cosa vuol dire, bestia? Scusami, non ho capito. Cos'è la Cos'è la faccetta faccetta nera? nera? Sì, infatti, cos'è la faccetta nera, ragazzi? È una cosa nuova che È una nessuno cosa che sa. non so. Io non so. È una cosa di gioco? Ah, la canzone. Non posso mettere canzoni, best. Non si può. Non si può, copyright. Violazione di copyright. Dopo la cerco, dopo la cerco. Però non posso metterla in live. Assolutamente nessuna musica. Infatti, se vedi che è best. Allora, si può anche fare, si può anche fare. Ma tu che hai visto? Stai giocando? No, sto aspettando ancora il botto. Non è copyright. Si rischia perché si beccano i ban, eh? Qualsiasi, anche una musica di sottofondo. Tu pensa che una volta c'era mia moglie, la mia bellissima Carla, che lei sente un sacco di musica, divertente, tutto, prende, balla, si mette a ballare mentre io faccio le live, quindi mi distrae, no? È entrata una volta con una canzone e mi è arrivata la violazione di copyright, quindi io proprio musiche Proprio non 10 rischio proprio più, secondi per un non bacino so quella che è, l'ho esatto. bruciata la Mi sono beccato la violazione di copyright, un primo ban, poi al terzo ti bannano anche l'account. Quindi oltre a rischiare l'account, non... infatti quando canto la canzone alla mia amica Julie, che sarebbe brava, faccio così, ma non è che sono... Che ho qualcosa in gola è per non arrivare che magari un bot, perché sicuramente non è che sta una persona lì a vedere se Marco Drums Games la live che fai tutto quello che dice, sono tutti bot che in automatico quando ritrovano le canzoni all'amo di Shazam, no? Giusto, mo? All'amo di Shazam ce l'hanno quando uno becca che c'è una musica, pam, ti arriva il ban definitivo e tu sei fregato. Comunque dopo la cerco, dopo la cerco. È un bordello, best, eh? Ma infatti ci sono anche i giochi. Direttamente nei giochi c'è, non tutti, c'è proprio di togliere la musica per gli streamer, per chi streama, e c'è proprio l'opzione, ti toglie completamente tutta la musica e invece qui io l'ho tolta proprio io, ho abbassato tutta la musica di tutto il gioco. A parte che noi dobbiamo chiacchierare, dobbiamo divertirci, quindi la musica non Non serve a metterci. niente. No, puoi mettere anche la musica nel No, ma gioco. dico, se nel gioco non c'è il E no, perché no? Eh sì, copyright. loro ci pagano i soldi, il copyright per... quando devo pubblicare il gioco, ma tu che streami, Vabbè, sei tu però che... aspetta però. Qua c'è anche una modalità però. Sì, però e capisci che Modalità io non per voglio respingere. rischiare di prendere un coso Non se so che rischi. non so... No, non rischi. Sì, se c'è la È modalità streamer, ti un mette la musica che Sì, poi... ma non c'è in qua, non l'ho visto in GT. c'è. Sì, c'è. Sì? Non l'ho visto io. Davvero? Ah, ok, no, non l'avevo vista. So che in altri giochi, tipo sai, quelli un po' più grossi, con la storia tutto, Horizon mi sembra, o non mi ricordo più che gioco, c'era proprio la modalità streamer e lui ti mette... ti fa sentire solo le canzoni, no? Sì, no, no, infatti, ragazzi, cioè... Già ieri sera penso... Ma infatti, tanto chiacchieriamo noi... Dopo la vado a sentire comunque la musica per i fatti miei, eh? Grande, grande, grande best. E infatti c'è entrato, credo, ieri sera un bot, un ragazzo o un troll o un qualcosa che continuava a insistere che dovevo dirgli il suo nome e io gli ho detto Ciccio non sono un burattino, se vuoi ti chiamo Ale come chiamo tutti l'inizio del nome perché mentre sto giocando e tutti i cosi, c'aveva un nome stranissimo, no? E continuava, se non mi dici no, ti tolgo il follower, gli ho detto guarda, sinceramente fai quello che vuoi, ma se tu ti comporti così nelle live, averti o non averti per me le E stesse, l'avrei cioè. bannato subito. Non potevo perché ero solo, ero qua da solo. Perché c'è la live con il tuo profilo e lo bannai volendo. Dopo la cercherò. Ciao Ala! Così E quindi capito, il discorso è sempre quello, no? È un po' un casino, un po' un casino streamare, la questione del copyright.
dover gestire tutta la gente, che io poi sono piccolino, tu puoi immaginare, ho sbagliato marcia, puoi immaginare quando gli streamer hanno un bordello di gente, no? Quando uno streamer ha tantissima gente diventa tutto un casino, anche per quello che poi non scrivono più, non fanno più niente, o magari fanno scusate ragazzi, ho fatto un po' di bordello, scusate ragazzi, ho fatto un bordello, in quella curva ho fatto un bordello. E niente, praticamente ragazzi, oggi ho farmato un bel po'. Ciao Charder, grandissimo. Ciao Ala. E praticamente ho fatto un bel bordello di farming. Infatti tra una costina. Oh raga, sto andando veramente malissimo, scusate. No, no, è Charder. Grandissimo. E praticamente tra una costina e l'altra, Kevin, sono riuscito a farmare un bel 9 milioncelli. Sai che intanto che veniva pronta la costina. Ciao Ala. E tra un po' che siamo? E tra una costina e l'altra praticamente tra una costina e l'altra sono riuscito a farmare un botto. E niente. Adesso sto facendo un'altra garetta, così come mi ha detto il mitico Lord, e ci andiamo a fare un po' di acquisti. Acquisti proviamo. Facciamo così. Che tipologia di macchine vi piacciono, ragazzi, che volete vedere? Così vediamo se ce l'ho già o se magari compriamo qualche macchinetta. Giuli, non so se hai PC o no, ma riesci a fare un sondaggio? Così chiediamo almeno la marca agli amici che ci stanno seguendo stasera in live, di che marca di auto vogliono vedere, ecco. Poi se ce l'ho va bene, se non ce l'ho vado a comprare la macchina. Certo, possiamo mettere questo. Non lo so, ma i sondaggi si può scrivere o si può solo selezionare? È il pronostico, no? Pronostico che uno dice... Oh, grandissima Giuli. Mi collego subito, mi ha dato un PC. Grandissima. Ok, quindi quello giochi i soldi e c'è o una o l'altra, no? Grande Giuli. Certo che lo fai solo per me. Chi è il tuo streamer preferito? Oh, vai qua. Da oggi io. Non puoi rubarmi i miei follower. Tra l'altro, se volete il video per settare la Tomahawk qua su Tokyo, ragazzi, è online sul mio canale YouTube, eh? Quindi ho fatto, è bello semplice, troverete un sacco di video così online, ma il mio penso che non solo perché l'ho fatto io, ma perché l'ho fatto veramente base. Io ne avevo trovato tra l'altro uno che comunque me l'ha dato l'amico Kevin, sempre lui l'artefice di tutte le cose fighissime. Farò per la Carla, grande Charder, ti vuoi far scusare da quella vaccata che hai fatto di gara? Non fa così, no? Così io dico, ma sì, dai Charder, facciamo una gara e poi gioco. E poi ti ban. Infatti. Ok, la console è settata, vado a provare. No, niente garretta. Beh, aspetta, magari alle 10:30, una mezz'oretta ce la facciamo. Ma sì, dai. Una mezz'oretta ce la possiamo fare. Entriamo dentro, ci facciamo una gara. Se no mi dissocio. Ascolta, non dissociarti. Dai, voglio vedere la gara. Non dissociarti, amico mio. Scegliamo una macchina da comprare, che magari è fumato. Lo faccio solo per Carla. Ragazzi, mi state... State parlando un matto. Cioè, ieri già non mi avete cagato. E io ero qua da solo... adesso metto il canale di Marco Drums Games con Carla e quindi diventa Carla Drums Games, non lo so, vedete voi? Cioè, non lo so, che cazzo è sta roba? Ah, ok, grazie, guarda, mi avete fatto anche dare addosso a un muro,
Grazie, grazie ragazzi, molto gentili. Qui io a farmi spaccare la schiena per fare le live insieme a voi e poi voi mi trattate così. Va bene, va bene, va bene. Ne prenderò atto. È giusto, scusa. Sì, arriva anche l'altro. E che ti faccio pubblicità anche a te, oh, stai calmo. Comunque è bella, bella. Hai fatto una gara che mi piaceva di brutto, sinceramente. Quella Alsazia, penso. Quella... Sì, che c'era un italiano, c'era un italiano e un inglese. Ah, non prendono posti quelli, Mamma mia. Ho visto che viaggiavano, però la pista era bella, è quella che c'è, sai, il discesone gira a sinistra. Sì, Alsazia, cos'è che era? Alsazia, penso. Che macchine vogliono i ragazzi che compriamo? La macchina preferita, La casa, sì, la casa che fa la macchina, chiaramente non è che puoi scrivere. Ma si può fare un sondaggio? Fai un sondaggio di quello che vuoi. No, ma dico che ognuno scrive la macchina. Tra quanto si gira? Allora, ascolta un attimo, adesso sono le 9:30. Aspetta che adesso finisco, 3 giri. 10:30, ti va bene? 10:30-11, perché poi io vado a letto, ragazzi. Sono veramente distrutto, devo andare a lavorare. Ora che compriamo 3-4 macchine, 10:15, 10:20. 10:15, dai. Tu ci sei, non ho capito, Kevin. O non giochi? Sì, sto giocando. Ah, ok. Anche Devi, dai, verso le 10:15. E la Madonna, si mette a piangere addirittura. Charles, devi andare a letto alle 8. Lo so, alle 11 andiamo a letto tutti. Ma le 10 sono adesso, non riesco neanche a comprare la macchina. Ha detto ok, ha detto, va bene. Ha detto ok, baby. Se Sharder, il grandissimo Sharder, ha detto ok, 10:15, 10:30, dai. Andiamo troppo tardi, domani la. Quale opzione deve mettere la sondaggio la Giulia? Ma vedi tu, Lord, che tipo di sondaggio, nel senso io volevo capire la macchina. Le macchine, quindi non so, la casa, così dice, non so, compriamo una Mercedes, compriamo una Jaguar, compriamo una Mazda, Lamborghini. Ferrari ce l'ho tutte, quindi è inutile chiedere agli amici se vogliono comprare una Ferrari. Ferrari ce l'ho tutte. Cioè, in teoria il sondaggio è che macchina volete che compriamo? E uno scrive il tipo di macchina, però non si può fare così, no? La Volkswagen è bellissima, cazzo, la Beetle è quella che mi trovo meglio di tutto. La Volkswagen. E non pensavo. La Ford ho comprato la GT e un'altra, il GR3. Oh mio Dio. Ne ho comprato un bel po', ne ho comprato sinceramente. Ho solo. Ammazza, solo tu puoi mettere. Allora non so come si possa fare questo tipo di sondaggio. Scrivi, non so, 4-5 marche diverse. No, lui dice, ha risposto alla mia parola, non mi capisco. Metti, non so, 5-6 titoli di macchine, case produttrici di macchine, puoi mettere Porsche, Ford, che ne so io. Oppure le case, no, fai una cosa, Lord, fai se le vuole italiane, tedesche, francesi, fallo per americane o giapponesi. La Mazda va a manetta? Allora fai. Non malissimo. No, fai per paese, scrivi Italia, Francia. Germania. Vedi. Sì, sennò non finiamo più. Giappone e America. Così gli amici dicono una cosa, poi andiamo dentro e in live vediamo che tipo di macchina comprare. Viaggia la Mazda, eh? Hai visto la concept? Sì. Ma col settaggio o senza settaggio? Con. Con? Viaggia di più? Yes. Non lo so, che come l'ho provato senza. Ah, ok. E devi provarla senza testina, poi. Vabbè, però se hai provata con il settaggio, diciamo che ti trovi bene, vuol dire che va bene. Perché quella macchina lì, quando dai gas in curva, si gira.
se non ti si gira vuol dire che il settaggio è buono. No, giro comunque perché c'è potenza sta cosa, però. Okay. Sì, la Mazda è tosta, eh. Ha un motorino che non scherza niente, eh. 5 secondi di penalità. Il problema, raga, è che c'è la penalità, legalità e fraternità. Ciao amici di Twitch, mi raccomando scrivetemi in chat quando entrate, così vi saluto online, amici grandissimi, grandissimi. Ok, grande Lord, grazie Giuli. Sondaggio. Questa macchina non tiene più. Oh ragazzi, completamente le gomme rosse. Non tiene proprio più, eh. Che bello. Bello realistico. Grazie. Non ho mai avuto le gomme tutte rosse come oggi. Grande Giuli. Non ho mai avuto le gomme rosse come questa volta, ragazzi. Sto andando su sulla scivolina praticamente. Sì, assolutamente, va bene, perché tanto dobbiamo fare qui. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, buona serata a tutti. Passiamo questa Pasquetta insieme e andiamo a comprare macchine. Andiamo a comprare qualche macchinetta. E poi volevo farvi vedere come viaggia la Beetle, La Beetle, ragazzi, viaggia veramente da paura. Tra l'altro io userò la Beetle quando andiamo online, raga. Tu che macchina vuoi usare, Kevin? Mazda Concept. Ah, vuoi usare la Mazda Concept? Con quel settaggio lì? Vuoi provare. Sì, sì. Io vorrei proprio vedere. Sharder, tu con che macchina vuoi girare? Io uso la Beetle. GR3 però è la Mazda. Ok. Con che GR3 vuoi girare, Sharder? No, 825.000 euro. Che bello. Fosse reale una roba del genere, che con 10 minuti fai 850.000 euro, Sarebbe veramente top. 8.25, amici miei, Ecco qui che andiamo a 10 milioni, amore, abbiamo 10 milioni, cosa vuoi? Stavo aspettando il sondaggio, vai. Sì. Beh, vediamo un attimino di replay. Boh, Charles ha detto boh. Bellissimo, bellissimo, bellissimo. Boh. Allora, io ti dico, così intanto ti prepari, Charles. Io vado con la Volkswagen Beetle, perché veramente mi sono trovato benissimo. Grazie, Giuli. E invece il grandissimo Kevin sta provando la Mazda Concept, che è il GR3. Lì sono ancora fatto un po' sul muretto, eh. Comunque sta macchina è un proiettile, guarda che roba, Un proiettile. Vai, 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 vai gli elettroni che alza. Incredibile. Perdo con qualsiasi auto. Ma figurati, Charter! Con la faccina contraria è bellissima. Ciao amici di Twitch, grandissimi. Fa un po' lo spirito in questo ultimamente. Ieri era entrato il dottor Master, bravissimo. Mi ha fatto provare un po' di settaggi, un po' di cose. Sì, è bagnato, per quello che si fa paura. Dopo pian pianino, però dopo 4-5 giri si asciuga. Per quello che le gomme finiscono e si arriva dopo 10 giri a avere zero gomme. Però in teoria bisognerebbe anche entrare a cambiarle. Però diciamo che io non ce lo sbatti. Ma talmente forte che se vai contro i muri fai dai giri, due giri, tre giri. Ma che roba, quando butta fuori gli elettroni. Incredibile sta Concept. Il problema è che sono Concept, quindi non esistono. A volte anche non esistono, non hanno mai fatto neanche una di prova. Sono solo su carta. Oppure ne hanno fatta una, ma non tanto per, capito? Vabbè. Dopo questa spunta incredibile, due giri gli ho dato, quindi voglio te che in 10 giri, in 12 giri dai due giri. Ok ragazzi, allora, visto che voi vi state ancora votando, decidendo. Ah, finito il sondaggio?
Quindi? Giappone. Giappone? Bella lì. Giusto, è finito, no? No, sta finendo, no, sta Allora finendo. no. Vediamo Ragazzi, dopo. votate, c'è ancora tipo un minuto, mi sa. 3 minuti di voto. Allora io volevo vedere la KTM, che macchina ha la KTM qui? Sono quei rottami qua. 100.000, la compriamo. KTM già niente, si può buttare via la KTM. Oh, KTM, sono soldi buttati via, ma lo so Kevin, ma la voglio. Quindi, va che bello il casco di Marco Drums Games. Vorrei che Sharder, l'amico Sharder, riuscisse a farmi cosa. Sharder, sei riuscito poi? Grande. Sei riuscito a vedere se riesci? Giappone ha vinto? Wow, raga. Ci sto, andiamo a comprare una macchina giapponese allora. Allora ragazzi, la Bugatti, Sam's Good, ha Giappone, vinto il Giappone. ho fatto Ok, un ci sto. giro. Allora, compriamo questa tanto perché tanto costa 300.000, che ce ne fotte a noi. Che colore? Blu? Manco la proviamo, cioè nel senso la compriamo, punto e basta. Ok, la Bugattina Ancora Petronas. Selenia. Beh, Petronas è uno sponsor della Madonna, è sponsor Leo, tutto Blu, bene? Giulia, brava. Allora, io voglio anche comprare la Vision, però prima andiamo a comprare quella che avete fatto voi nel sondaggio, eh? Quindi ricordatemi poi che devo andare a comprare la Bugatti, Asia Pacifico. Quindi, La Bugatti. vediamo un attimo perché la BBS è dentro nel Giappone, perché questa ditta di cerchi è di Tokyo, Toyama. Ah, non sapevo che la BBS, ragazzi, era dentro. Mi sta buttando addirittura su YouTube, ha chiuso tutto. Bellissimo, ragazzi, non si può fare vedere queste cose. Ok, la Muse. Hai capito la Carla? Allora, ce le ho tutte e due, la Muse, le ho comprate già. Quindi la Muse lasciamo stare. Questa qui che macchina è? 100.000 ce l'abbiamo già, la Re Amimi. Ah, questa qua serve per far drift, secondo me. Super Formula. Ah, ce l'abbiamo. Diciamo che è identica. Cosa cambia da una all'altra? Assolutamente Ah, che stai niente. vendendo? Ah, solo una a motore Toyota, l'altro motore Honda. Quindi vabbè, questo ce ne freghiamo. E io Ah, no, mi è partito delle cose mo'? stranissime. Mitsubishi Vision. Allora, la GR3 ce l'abbiamo. Lancer Evolution. Mitsubishi. Possiamo comprare questa se vi va. Questa è bella, questa mi piace. Vai a vedere i colori. Cacchiarolla. No, bianca no. Ok, perfetto, perfetto. No? Ah, Sharder dice no. Ok, niente, niente Vision. Mitsubishi. Poi Suzuki, andiamo a vedere la Suzuki. Vabbè, questa possiamo anche comprarla, raga. Tanto è. Che colore la vogliamo, mo? Guarda, blu, rossa, gialla, Ma che nera, schifo via. è Ma sì, ma questo? Dove l'hai compriamola, mo. Ma sì, ma trovata? questa costa poco, dimmi. Bianca. Non ha estetica, mi pare una macchina con fiata Bruttissima, collare. devi comprare anche Vai, dimmi il questo. colore, devi essere un No, colore. esattamente Ciao tu. Bruschetta, ciao amico mio. Fa Ti va scegliere da Bruschetta di che non sa neanche giocare? che cosa stiamo Bruschetta, facendo, dimmi il che colore, dimmi il colore. almeno. Dimmi il colore, sto comprando questa Amiga Subaru. Cioè, Bruschetta, scegli tu il colore perché Drums non ci ascolta. Io voglio quell'altra macchina. Boh, Sì, va bene, Lord. Shadow ha detto blu. Blu. Azzurro, blu. Bruschetta, blu, giù. Ciao. Bruschetta ha detto giù. Vabbè, Ok, abbiamo comprato una GT giù. Sport. Vai là, vai là, vai là. No, nel Giallo, giallo giallo. sono Sei arrivato sicura. troppo tardi, amico mio. Ok, Blu è tanto questa bello. macchina non la Io userò voglio mai. quell'altra. Ok, Dov'è le abbiamo comprate quell'altra? tutte. Quale? A quella di prima La rossa. Mitsubishi? Oh, allora la compriamo, dai, compriamo sta Mitsubishi, dai, raga. Quella là, La la Vision. Vision. Rossa? No, Solo quella? No, tre colori, fa c'è vedere. nero, bianco e nero. Cara mia, che Quale spettacolo. vuoi? Vuoi la nera? Io ti compro quella che vuoi. Nero, 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 vai.
Vai amici, Miele top. vai amici, Quella e è poi non mia. dite che compro, questa è per te, amore mio, guardala, yeppa, yeppa, Questa vado a portare i ragazzi domani a scuola. va bene, ci sto, No, vado a lavoro con questa. ci sto, amore Yeah. mio. Ok, andiamo a provarla Oddio. subito. Che i vigili Sì. dove passo neanche mi vedono. Non tirare in ballo i vigili, polizia e carabinieri, amore mio. Ok. Fare la spesa dentro al supermercato direttamente. Sicuramente ci saranno tipo due borsette, eh? Non credo proprio che ci fai una spesa fatta Mi bene. racconti, Che cosa vuoi? quale macchina scegli? Sei innamorato prima di Eh sì. la mia Ferrari rosa, io ce l'ho la Ferrari Sì. rosa, sì, vado con la Ferrari rosa. Oh, ma che cazzarola Ferrari rosa, succede? Ma non ha la visuale da dentro? Ma siamo impazziti? non c'è. Mio te era benvenuto. Chi è? No, uno è entrato in terra. Sto Ah. provando Non ha la bella visuale da pasta. dentro, raga. Non ce l'ha. Bene. No. No, vabbè, lascia così. Sì, però non c'è la visuale da dentro, impossibile. Non sono abituato, non riesco. No. Non c'è il volante. Ma che cazzo è? Una di quelle radiocomandate? Ho comprato la macchina radiocomandata, raga. Era fichissima. Manca Come gli fai ad avere volante, interni. scusa? Non c'è la visuale da dentro. Devi La comprare salta. anche gli interni, bravo. Hai risparmiato Guarda milioncini. la live, non c'è. No, lì non mi riempiamo. Il volante ci vuole di più, eh. Ci vuole più soldi, dici? Di un Eh sì, milione? scusami. Vabbè. Ma come? Non lo so, raga, non c'è. Perché va a risparmio. Modello Oh, c'ha sport. l'ottava! Ma che macchina è che è l'ottava? All'ottava, Quella Kevin? qua sta l'ottava. Non so, adesso provo sulle tigre di Monza. La settima 2,25. Subaru Baracca Deluxe. Ciao Mandy, buonasera, mitico! Ho comprato una Concept che non ha l'interno. Grande, ciao mitico! Ben arrivati, buona Pasquetta a tutti. Stiamo finendo anche queste Iscrivetevi, eh. mega. Iscrivetevi al canale ragazzi, grandissimi. No, Mandy è già iscritto, bellissimo. Bravo, bravo Kevin, si dice così. grandissimo raga, oggi ho mangiato come un porcello. Sembravo un porcellino, un porcellinetto d'India. Sì. Buonissimo, ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Cos'è quella roba lì che ha alzato gli alettoni, hai visto? Che roba fighissima, sta macchina a parte, cos'è che è? Aia, aia, aia. Sta davanti, va. Guarda quando frena, guarda, hai visto? Ha frenalette, quindi le spacco così non frena più. Alpine VGT. Allora, non ci sono gli interni e poi sta macchina qui non va una sega, quindi ho speso 1 milione per niente. Sì, vabbè, ci siamo. Buonissimo, buonissimo. Buonissimo, raga, buonissimo. Buonissimo, ma non troppo. L'Alpine era quella lì, eh? Non era male. Va. Niente, non mi fanno passare, eh. Ragazzi, ieri sera i botte erano qualcosa di proprio Odiosi. odiosi, una cosa Quelle che non incredibile, accettano mai contatti, visto. ho visto. L'hai visto i botte? Oh, è una cosa incredibile, eh. Non mi facevano andare. Hai chiesto permesso? Eh certo, glielo dicevo nel mio modo. Eccolo qua il permesso. L'ha zagato, eh? Guarda quella macchina là.
Qui sono tutte tipo concept, mi sa. Oh, non c'è, è incredibile, sta Mitsubishi non ha l'interno. Chiede che non hanno neanche disegnato. Un abbraccio. Aspetta, dobbiamo andare a prendere l'altra macchina. Dai, adesso vediamo. Giuli, scegli. Ok, non scegliermi una macchina che non ha gli interni, se possibile. Ma questa, guarda che è stata veramente. Adesso voglio andare a vedere, però. Perché normalmente ti fa vedere gli interni, se non ci fa vedere gli interni vuol dire che è proprio. È una talmente concept sta macchina che hanno fatto solo l'esterno, non hanno fatto. E non hanno fatto. Ci stanno, eh. E non hanno fatto l'interno. Ciao Phil! Oh, che è arrivato l'amico Phil! Phil, vuoi giocare? Andiamo online dopo? Facciamo una garetta? Una, perché poi dopo diventa troppo tardi stasera. Se ti va, eh. Il mitico. Oh my god! Ma le magliette, amico mio, le magliette verranno pronte penso nel 2023-2024, eh? Sì, ho sentito il fornitore. Ha detto che c'è carenza di microchip e di magliette di Marco Drums. Ciao Shader! Ah, Shader sta salutando qui. Ah, no, vado a dormire, solo appena arrivato nel letto. Oh, beh, ma stai, rimani un po' con noi, dai, già sei già nel letto, eh. Già sei nel letto. 2050, sì, saremo vecchissimi. Grande Phil! Ci sei mancato nel weekend, eh? Allora Phil, io ok, sì, ti seguo, grandissimo Phil. Io devo aspettare un po' di giorni per fare. Devo fare un po' di giorni per rimettere la faccina, per esportare il filmato su YouTube, quando poi ce l'ho su YouTube te lo dico, che mi fai uno col commento del tuo che è veramente fighissimo. Grande film, ok. Beh, fatto sapere. Sì. Charger non va via, stava salutando. Sì, esatto. Ma chi ha detto che andava via? Charger deve giocare con me. Io ho detto che andava via. Può anche essere che ho detto che andava via. Sì, lui deve fare poco, Fede. Ok. No, sì, Spas. E Merry Christmas, oh caneto. Andiamo a vedere adesso. Voglio andare a vedere se sta macchina ce l'ha all'interno o no. Se no, aspetta, Marco. Proviamo a ricordarci le cose. Sì, direi proprio. Io direi di no. Lieve, un lieve problemino, ragazzi. Un lieve problemino. Infatti, mi tocca stare qua con voi, ragazzi, per poter. Perché se no, grazie, amore mio. Allora, vediamo un attimo. Allora, Sara, dile a Sara dove cacchio sono gli interni di questa macchina? Un milione non c'è niente, l'ha presa la okay. Base, amore. Eh no, ragazzi, guardate, non ce l'ha, guarda, non ha gli interni, vedi che non li fa vedere? Allora rivende, le ridai. Non si può ridare indietro, amore, mi hai fatto spendere un milione di euro per una sega, vabbè, fa niente. Come ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, Charles ti buca le gomme, un milione ho pagato. Un milione per niente. Cosa volevo comprare la mia. Vi compro questa, ragazzi, guardate che bella. No, eh? No. Un milione sto rottame? No. Siamo seri? Siamo seri? Cara, non fa niente. Ma quella macchina brutta che ho fatto vedere prima. Sì, è vero, hai ragione. Non comprare. No, no, guarda questa. La Cooper Vision. Ma dai, da Yazoo, un milione per sta merda. Mi sono illusa. Però è bella. Beh, forse una cosa di quest'anno, forse. Sì, ho capito, però, ragazzi, non è che dai, si può. Andiamo di Lexus. Vai. Lexus. Ah, la Lexus GR3, raga. Questa è bella. Sembra della Kia. Oh! La Peppe Regola da Iazzo, è vero, Mandy? Beh, un milione per una sega mi pare troppo. Una sega di niente. Amico mio, chi lo sapeva che era una schifezza. Davvero. Oh, questa, ragazzi, mi meno male che hai ragione. Questa è bella, eh? Questa è bella. 2016-2017. Andiamo con la 2017. Tanto poi le livree le cambiamo. Io la prenderei verdina così. Verdina così. Dai. Tanto i soldi sono di Marco Drums, a voi che ve ne fotte. Bella. Questa è bella, eh? Sì, sì, sì. E infatti, Lord. Ma che vediamo se ne frega sono voi. L'interno. Non da provare. Mamma mia. No, ma queste ci sono per forza. Sì. Compra tutto, Phil! Spendiamo sti schei! Tanto ha farmato solo il minchione di Marco Drums. No, non si dice minchione, grandissimo. Tutta la famiglia. Ciao, tutta. Dani.
Ciao, ciao Tu Zane, spendi e grandissimo. loro. Eh sì, e loro mi cazziano. Vabbè, dai, compriamo turbo compressor. Oh, abbassi i regimi, spendi tutto, butta via quei spicci che hai. Va bene, buttiamoli via, amici miei. Mi Spiccioli, sa che sono i soldi miei, sono spicciolini. miei i soldi. Sì, tuoi proprio, Charter, sono proprio tuoi. Fai il bravo. Ah, beh, sono la banca nella realtà, no? Quei soldini. Nella realtà poi ti mando il conto. Sì, hai ragione, hai ragione. Forse c'hai ragione. Sì, Leo sì, è qua in chat. Sì, grandissimo Leo. No, Leo non è in chat. Sì, Sì, è in è in chat, è in chat, è in chat. chat, è in chat. Scusa, sì. Allora, io avevo fatto la prova a difficile con le altre GR3. Voglio proprio vedere questa GR3 com'è, ragazzi, perché non l'avevo ancora comprata. Perché Che lui gioca di là, macchina ho Leonardo comprato? gioca La in Lexus. vita. Giuri, Marco. Ah, la Lexus, ragazzi, non l'avevo ancora comprata io la Lexus. Vedi? Tutto bene, sì, grazie. Ieri ero molto Distrutta. stanca, molto stanca. Ok, ritorniamo. Leonardo è di là che gioca con la Xbox, però sta in chat. Fa come dovreste fare voi, ragazzi, mentre state facendo le cose. Comunque, guardate se il disegno si è fatto. Allora, vediamo un attimo questa. Che macchina è, amore, che mi sono dimenticato? Proviamo sta Lexus. Cosa c'è scritto lì? Marco? Sei Charger? buffo ma sei riconosciuto. Spendi un ottimo, dai. I soldi, prendi quelli di casa. Mi tiro lì dentro il cammello. Aspetta, come capisci. Allora, le ruote non te li riconosci, non te li riconosci. Se Là non là. mi ridai i soldi prestati, quelli di casa, li puoi tenere. Hai capito? Charger questo. Charger. 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 Phil? Ah, Charger. Grande. Va, Charger. Dici talmente Charger tante cazzate che mi Ostrovski. fai uscire. Charger Ostrovski. Sentiamo un attimo il motore di sta macchina. Non è male, se vi devo dire la verità. Però un po' questa roba del. Vedi che si imbarca? Lo straziato. Io la Alfa Romeo 4C, sapete che non so se ce l'ho. Mi sembra una cosa assurda che non l'ho comprata. Adesso andiamo a vedere subito. Chi ha detto sta cavolata? Ma no, sono qua. Stava dicendo qualche stupidata Charger, sicuro. Lo dicevo io che stava dicendo qualche stupidata. Allora, a livello proprio di velocità di punta non è al massimo, Charger, l'hai visto anche questa? Che macchina è questa qua, mo? Ok, allora, ma te lo chiedo perché, se te lo chiedo perché non me la ricordo, ciccia. Ciao amici di Twitch, benvenuti raga alla mega live di Pasquetta con la, che macchina è? Esatto, bravo, si Allora qua banna. dobbiamo fare una seduta e stop. Eh sì. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Grande Giuli. Vediamo se riusciamo a beccare il secondo e il primo. Proprio per stasera, almeno qua non sono entrato. Se stai parlando di me, sì. Il Twitch si è bannato da solo. Bravo Phil, così si fa. Vediamo un attimo. Non male, non male, non male. Mi sto trovando abbastanza bene, vi dico la verità, con questa Lexus.
Hai visto che adesso mi sono ricordato? C'era una Lexus. Oh my god! No! Ma perché non ha frenato? Frenavo 150 normalmente. Circondato di parlare un'altra storia. Ho provato ieri sera a fare l'esperienza sui circuiti, ragazzi, qua a Monza, che vado abbastanza bene, è stato un disastro. Ieri sera non ce l'ho proprio. Anche per pagare un bordello l'esperienza sul circuito, eh? Cioè non ti fa prendere neanche il cordolo, con una Ferrari che non tiene la strada e a gombe stradali, non so, da concessionario, era una roba incredibile. Infatti il grandissimo dottor Master ieri sera mi diceva, vabbè, però che è difficile perché ha le gomme Merdoschi. Non si può neanche prendere il cordolo normalmente a Monza si prende, no? Diciamo stupidaggini. Ma hai visto che ho preso il cordolino e mi ha buttato fuori? Stiamo tirando un po' di più, eh? Vabbè, non è male questa Lexus. Sì, non è male, però io volevo provare una cosa, perché adesso a sto punto che andiamo poi a fare la garetta con i ragazzi, ma no, la garetta la facciamo con quell'altra, con la Beetle. Ciao amici miei, non è male la Mazda comunque, ragazzi, eh? La Mazda. Adesso poi andiamo. La Mazda, sì, la Mazda, non è male, Kevin. La GR3. La Lexus. Sì, la Lexus, scusa. Grande Kevin. Che cazzo c'entra la Mazda? Vabbè, bellissima la cosa. Ragazzi, non ci potete credere. Io non ci credo in me stesso. Non avevo comprato l'Alfa. Non ci credo che non avevo l'Alfa. La 4C la compriamo subito. Non avevo l'Alfa, Kevin. Quella è la prima cosa che ho comprato. Oh, Mandy! Ha fatto il follower. Grazie, Mandy! Grande, mitico. L'ho visto solo adesso. Scusami, ma grazie. Allora, non abbiamo comprato, ragazzi. Mi sembra una cosa veramente assurda e ridicola. Quale prendiamo? Verde? Questa è quella dell'Italia. Ma sono queste due. Verde sotto, verde sopra. Basta spendere i miei soldi. Oh, giovane! Non avevo le Alfa, ragazzi. Ma cosa sta succedendo nel canale di Marco Drams? La motivazione per cui Marco Drams non aveva le Alfa. Scusatemi. Perché eri fissato con che le c'era Ferrari. La Ferrari. Ma ho capito, le Ferrari meglio comprate tutte e non c'avevo le Alfa. Ma non esiste. Adesso ovviamente perché Ferrari le comprate tutte. Forse hai ragione. Forse ha ragione Kevin. Stavolta c'ha proprio ragione Kevin. Vai che vado a comprare anche la 4C. Sono andato a comprare la 4C GR3, Kevin. Adesso la provo subito e poi facciamo l'online. Allora, Sharder, se vuoi incominciare la partita dell'online, cosa facciamo? Trial Mountain, Kevin? Sì, va bene. Trial. Giochiamo così un po' di pista. Giochiamo un po' per carina quest'Alfa. Sì, Lord. Direi proprio che è molto carinissima quest'Alfa, eh. Oddio. Quindi Lord, quando è Lord, scusami, che è Kevin, sto facendo confusione con i nomi. Tu compreresti il turbo compressore alti regimi o bassi? Sempre. Sondaggio, ragazzi, sempre. Votate. Vota amore, eh? Alti? Ok. Sempre alti, sì. Votate, ragazzi, il sondaggio fatto dalla mitica Giulia. Quindi tutti gli euro, no? Sì, sto spendendo parecchio. Allora, Marco Drums ha bisogno di fosforo.
Carboidrati, potassi, coccoli e abbracci. Abbracci, tanti coccoli e Coccoli. abbracci. Ok. Trucco di sondaggio, amore. Sì, amore mio, farò 50 volte di abbracci. Vincere tutte le cose Sicuro, spendi. ma. Soldi per te, via, 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 via. Grazie, amore mio. Per quanto ho donato Oh, questo amore mio. canale, Grande, amore. Oh. Kevin? Tanta roba, eh? Tanta roba la la lei come 4C, la eh? mazza? Quattro è la mazza, potevo anche dirti la mazza. Kevin, è bella sta mazza. Ce 4C, ce l'ho anch'io, era 4C. l'hai? Ti trovi? Sì. Ciao Poi amici di togliere un po' Twitch. di roba più grossa, Non è male la 4C, se non erro c'è anche un settaggio, eh. Dove c'è sto settaggio? Sì, Me lo puoi passare? devo dire, finisco qua. Speso Beh, non tanti adesso in questo momento, tanto non farei il Allora, settaggio adesso. però quello che ti posso mandare adesso li banno, così. Ah, Ce hai l'ha pronta già capito. Qual è per che siete voi che dovete fargli gli abbonamenti a me? Non è che vi devo mandare io i soldi, raga. No, a me, Avevo non capito a male. te, Ma scusami. sì, ma a te ti mando una baglietta quando la Beh, farò c'è nel abbastanza. 2030. Ci mettiamo a posto con le magliette, ok? Hai vinto l'abbraccio, amore, ti Oh, sì, amore mio. abbracci, Un bacio, Toto. Qua che sono a 300 all'ora in curva, ho donato eh. Oh, amore, grazie, piccola. Abbracciate, amore mio. Ecco, ma abbracciami, Grazie. guardate che bello, ragazzi. Facciamo la gara tutto nel pratino, va. Ok, va bene. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Allora, devo prendere il fosforo e un sacco di coccole. Una coccola. E pensare che vinceva il fosforo. E dovevate votare più Miticoin, ragazzi. E pensare che vinceva il fosforo. Bellissimo, Mandy. Mi hai fatto ridere, Mandy. Proprio, è bella la battuta. E pensare che vinceva il fosforo. Ci sta, la mogliettina ci sta. Se arrivavano coccole dal mitico Sharder mi potevo preoccupare, che dovevo bucargli le gomme ancora di più. Non è niente male, eh. Ha speso per il fosforo. Ragazzi, potete mandarmi soldi, abbonamenti e il fosforo, se volete. Shard, mi preoccupavo se eri tu a dirmi le braccia e coccole. Lordi mi ha lanciato una sfida. Bragani, non finisci qui, vincerò io nel prossimo Fosforo. sondaggio. Il Ciao. prossimo sondaggio che non c'è, me lo Dai, farà. vai sul sondaggio, Giulie, vai sul. Allora, Saul, grande Vai sul Saul. sondaggio che ce l'ho un sacco di schede da spendere. Amore, ma chi è Saul? Sul. Ah, Kevin, ah, grazie Kevin! No, ragazzi, non ci siamo stasera. Non ci siamo proprio stasera, ragazzi. Scusate, potrei anche chiudere la live adesso, vi dico proprio la verità. Cos'è Che se Shard? non gli dai la valetta ti denunci per corruzione. Questa Madonna! Volano parole difficili, è un uomo veramente difficile, Shard. Un uomo veramente strano, com'era quello di. Com'è, raga? Chiudi Ne tutto, ho esatto. tantissimo, non ti faccio neanche vedere quanti soldi ho. Quando vuoi. C'è la sfida aperta. Come si fa come i giochi quelli lì di. Come si chiama? Mortal Capricorno, Kombat, no, Capricorno. Mortal Kombat. Ah sì, all'ultimo stand Un po' di dentifricio e stare nel posto. Siamo tutti contenti. Ok, vado a farmi la dentifriciata pazzesca dopo, va bene? Così ho i denti puliti e anche un po' di memoria in più. Va bene ragazzi, ma il fosforo normalmente non si deve mangiare il pesce. Che sapevo io il fosforo si prendeva dal pesce, però vabbè, adesso dobbiamo mangiare il dentifricio. Non mangiare dentifricio, Ah, non bisogna mangiare il mangiare dentifricio. Ah, dentifricio. dentifricata. Dentifriciata. Me lo Mandi? spalmare sul Cazzo, palmi me lo spalmo sui. Bip! Buono! Io mi ricordavo che era il pesce, però. Oh raga, oh raga, 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 ra
buttata via la gara. Vabbè, però, oh, la 4C mi piace un botto, Kevin. Sì, che fai bravo Lord, che non si possono dire certe cose. Family friend del canale. Oh, mi piace la 4C, Kevin. È stabile, eh? Sai che cosa, però? Secondo me, vero Mandy, bravissimo. Il turbo era meglio comprarlo ai bassi. Oh, ma è stabile come poche, eh? È un po' come la cosa, Kevin. La 4C. È stabile come la... come la Beetle. Ah, ma una GR4. Non è una GR3, scusa. Allora, qua il settaggio è solo per la GR4. Ah, oh, cazzarola, questa è GR3. No, cambia. Vabbè, dai, bella. Oh, guarda, baby. Tanta roba, tanta roba. Allora, questa è l'Alfa Romeo 4C GR3. Va bene, non c'è problema. Allora, ragazzi, compriamo l'ultima macchina, la proviamo e poi facciamo l'online col mitico Kevin, il mitico Charder. Phil ci guarda e vediamo se c'è qualcun altro. Va bene, se no la facciamo noi la garetta. Cosa ne pensate? Ci ritroviamo, Marco, imbiancato. Bianco Drums. Bella lì, mi piace Mandy, mi piace. Ottimo, 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 dice Phil. Charder, prego, non so che cosa. Per giocare. Ah, Charder, Charder, fai sta partozza. Dai, Charder. Dai, forza, forza, forza. Crea sta lobby. È vero, Mandy. Mandibili è troppo bravo, è troppo forte, sei troppo simpatico, Mandy. Allora, voi non volete proprio farmi spendere i miei soldi, eh? Va bene, va bene, vi sistemo io subito. E intanto il mitico che non mi ha ancora scritto, quale ti devi prendere? Io devo comprare questa che è da 2 milioni e poi una di queste, o questa o questa, quale ti piace di più? GR1, questa mi piace. Quale colore? Vabbè, come... mai come lo streamer. Grazie Mandy, tu sì che sei un grande. Ragazzi, imparate da Mandy, è un grande. E voi invece prendete in giro il mitico Marco Drums. Io sto aspettando da un'ora. Dai, fai sta lobby, non mi hai ancora risposto. Oh, a bello. Fai sta lobby, Chad. Guarda qui, amore. Quale colore? Questa qui è bellissima. Questa è bella, vai con questa. Vai, 1 million, ragazzi. No, ho sbagliato. Piace essere lodato. Beh, ci mancherebbe. Ho comprato questa Bugatti VGT GR1. Oh, mille punti? Tanta roba? Tanta roba? Tanta roba? Con questa, con Shader. Dai, Shader, hai fatto? Vai, Shader. Julie, Phil ha detto, Julie, grande Phil. Oh, Phil, ti faccio vedere come si corre seriamente con una macchina seria. Io sto i miei poveri soldi. Charder, hai fatto la lobby? Charder, hai fatto la lobby? Non mi stai parlando dei soldi, ma non mi hai detto se hai fatto la lobby o no, amico. Mo voglio vedere. Bravo, Phil, così si fa. Grande. Adesso ti faccio vedere come li sdrumo tutte e due. Come sdrumo il mitico Charder. La sto facendo. Dai, forza che ti sto aspettando. Grande, Charder, vai, fallo, fallo, fallo. Ti sto aspettando. Dai, amore. Oh, la faccia di mia moglie quando gli ho detto vai a prendere da bere, amore mio. No, dai, buca le gomme, a chi devo bucare? Charder ha fatto il gattino, quindi se Charder ha fatto il gattino ha fatto la lobby, no? Ma vuoi fare sta lobby o no? Facciamo scegliere i treni di gomme in pista. No, dai, per cortesia, facciamo che ci andiamo con le gomme. Con le gomme da morbide, da gara, dai, un Charder, hai fatto o no? Questa Bugatti ha 9940 pp. Allora, non mettere i pp, le Charder, ok? Senza pp.
Quanti minuti gli do il pronostico? Ah, Fai. 5 minuti. No, sì, fai 5 minuti, 5 fai 5 minuti, minuti, fai perché 5 devi minuti. iniziare Perché dobbiamo fare un po' di anche prove. Sì, fai 5 minuti, che è Lord, grandissimo. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, benvenuti alla mega live di Marco Drums Games e la mitica Bragali. E tutti voi che siete i nostri amici di Twitch. iscrivetevi al canale e lasciateci un saluto in chat per partecipare anche al pronostico che stiamo programmando adesso. E se volete giocare con me e con noi online, dopo lasciate Lasciate il vostro iscrizione al canale e un bel 100 euro. Ok, 100 euro ci sta per poter giocare con noi, perché ci sta. Sharder, ti sto aspettando. dai, Sharder, hai fatto un'ora a rompermi le scatole e ti Sharder, Sharder, sto fatto, detto aspettando. fatto, Oh, fatto. che bravo Sharder, oh, ce l'ha Ah, fatta, grande. Sharder. Io avrei bisogno di acqua, amore, perché c'ho la bocca con. Guarda, la bocca non c'è più, guarda, non c'è più acqua dentro nella bocca. Vieni qua. Gli sputini in faccia, guarda, ci sto. Kevin, quando vuoi, è pronta la lobby, eh? 100 euro restituibili alla fine del contratto. Fidati, fidati che li restituisco. Sì, assolutamente. Assolutamente. Voi datemi, poi dopo ci mettiamo d'accordo. Ma che pista hai messo, Sharder? Vabbè, gli avevo detto trial mountain a sportellate. Beh, quello è poco ma sicuro. Sì, andiamo a comandare, io Shade, la sportellata, vai. No, io Phil, la sportellata. Shade non piace la sportellata. Poi non gioca più con me. Oh, ragazzi, ho trovato la macchina della vita. Solo io Phil. Quale? La Come mappa? prende l'acqua? La devo passare di là, Aspetta, amore mio. Che faccio il tempo così non lo batte nessuno. Poi non gli dico che macchina ho usato. Raga, Phil, guarda che bestia. Siamo seri? Ce l'hai? Ah, ce l'hai anche tu? La Bugatti? Eh sì, ma no, non questa, ma sì, ce l'ho anche. Ma GR1, Marco? Sì. Che un po' io. È la visione di dietro, quella che aveva dentro. Eh sì. Ma sei tu che sei fermo? Eh? Sei tu che sei fermo? No, io sto girando, cioè sono in live. Ah, ma questo non è la Speedbird questo? No, ma ho fatto un'altra Sì. pista, Sharder. È quella che ci No, corre questa è la anche in Speedbird Formula questa. 1. È la Speedbird. Sì, per questo ti Fatemi il piace, pronostico. No? Ah, Ok. non lo sapete bene. Ah, andiamo bene. Cambia pista! Aspetta, però questo non è No. Formula 1, questo è G7 diverso. Quindi non lo so scritto. Allora, Lo devo vediamo. provare. No, non spendere tutto. Non fido. No, amore, non spendere proprio tutto. Tieni qualcosa tu, risparmia qualcosa. Adesso vediamo il tempo. Se vado bene col tempo. Ok, dai, 1,23. Posso spendere su 1000 schemi, 1000 Potresti pensarci. Bella lì, bella lì, bella lì, bella lì. Allora, cambiamo auto. Ok, provo con la 4C. Tu Mamma mia, con cosa stai facendo, Kevin? la La Intanto, mazza. ragazzi, il pronostico. Ma stai in pista qui perché io non ti vedo? Io ti vedo, ma sei fermo. Adesso sono con la. Se arrivi primo, vinci un sacco di soldi, amore. Ok, ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Quindi, Sharder, sai la missione, Iscrivetevi al canale La per conosci. partecipare al pronostico che è stato pubblicato dalla mitica Julie, Porca. la nostra Moderatrice. moderatrice. E salutateci in chat, la nostra community. Salutateci in chat così vi possiamo salutare in community e anche ringraziarvi, eh. Iscrivetevi al canale se non l'avete fatto. Mitici, mitici amici nostri.
Oh, ragazzi, ho fatto un giro con una macchina un po' strafichissima e adesso stiamo andando con una macchina normale e mi sto trovando un po' in difficoltà. Sinceramente, chi era quello? Charder. Sai che mi sto trovando un po' in difficoltà? Ma Charder, perché non entro nel party? Se vuoi entrare nel party, Charder, tranquillo, entra. Quattro C per fortuna avevo detto che era una figata. Ma sono stato lentissimo, come muove? Non mi trovo ancora. Vediamo un attimo se con la Beetle mi trovo, perché sennò raga qua io corro con la Bugatti. Ho visto sta mazza, non mi prendo niente. È vero o no? Anche la 4C. Grazie. In che senso? Come no? Oh, devo frenare un po' prima. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale o iscrivetevi al canale. No, mamma mia, ma che pista mi avete preso? No. Ma che pista mi hai preso, Charles? No. Aspetta, cambio massa, non è buona, mi piace. L'ho visto qua, non l'ho visto. È difficile. Non tutte le macchine va bene. Che fai di Formula 1? No, no, visto. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale, grandissimi. Stiamo correndo con gli amici di Twitch, se volete scorrere con me si può anche fare, ci scambiamo il nick, iscrivetevi al mio canale e si può fare delle belle galette insieme ragazzi. Se vi iscrivete al canale amici potete anche fare i pronostici e avere i Miticoin, che è la moneta di ufficiale, ufficialmente sarà la moneta del futuro. Ragazzi, avete visto che ci sono le nuove emote? Emoticon? Le ho messe ieri. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi! Aspettate le nuove emoticon. Porca loca! Oh, basta un secondo di distrazione. Esatto, bravo Lord. Una vera toma per andare a fare la spesa. Sì, esattamente. Proprio quelli sono i regali che faccio io. In cartone. Un cartonato della toma che vi faccio. È l'unica cosa che posso farvi. Ve la stampo, vi faccio un cartone e ve la spedisco. Mi stai trovando, Kevin?
mandi un bel cartonato. Infatti no, non proprio. Perché la tua macchina si è messa posta proprio nella curva dove non deve stare. Quale? Come? Sono fermo in un punto? La terza ultima, sì. Ma come sono fermo in un punto? Io sto correndo. È fermo. Eh sì, ma è buggato. E come fai a essere così buggato, cazzo, mio caro? Io ne so, l'online non è ancora perfetto. Ma se non ti vedo neanche, forse non è meglio se esci e rientri. Ma è infatti. Scritto? Fai bene. Così, è preciso. Cacchio. Vai. Va bene. Ci sarà una motivazione. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo sulla pista che non ricordo il nome, con la macchina che non ricordo che macchina è, Kevin, con la macchina che non ricordo che macchina è, non mi ricordo chi sono io. Minchia. Allora, la Volkswagen Beetle, la pista è, che pista è raga? Spielberg. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. C'è la parte qua della salita che fa un po' fatica, eh. Allora, la parte iniziale vado bene. Vabbè, comunque la macchina tua non mi va da problemi, eh. Di no? Ok. Riscaldamento è a me, amore? Sì. No. FIFA, no. Lord. Questa è la gara vera. Riscaldamento. Questo deve ancora un po' imparare, ma... Lo so. Ai ai ai, comincia Sharder! Lo sportellatore seriale, raga! Lo sportellatore seriale! Abbiamo Sharder, gli buchiamo le gomme? Cosa gli dite se gli buchiamo le gomme? Oh, oh, oh! Sharder! Si prevede una gara turbolenta, ragazzi. Una gara turbolenta. Non lo so come l'esito della gara, ragazzi. La vedo molto dura sta gara. Eh sì, che la pista non gestisco, sì. Ancora fa la guerra. Baby. Dai, cominciamo? Vai, padre! Ok.
automatico. Oh, cambio automatico? Ecco. Ok ragazzi, per me possiamo cominciare. Per te com'è Kevin? Ce la facciamo? Sì, dai. Tanto vai Kevin, vai Charder. Tanto qui sarà una gara veramente dura e sportellabile, sportellabile. Aspetta, posso prendere l'acqua prima? Sì, vai a prendere l'acquino. Se no sto morendo. Okay, adesso andiamo a muretto. Ho speso quasi 1000 bitcoin, mille per te, solo per te. Grazie amore mio. Sprecato, grazie. Signor Carla. Oh raga, sportellate belle, bella, sportellata, andiamo contro mano. Allora, il tempo ce l'ha Marco Dramos Games. Già questa è una cosa figa. Che hai tu? Il tempo. No, no. Ce l'hai. Sì, ce l'ho. C'è scritto. Oh, c'è Toretto! C'è Toretto! Toretto! Dai! Non venire! No, è entrato Toretto! Vieni Toretto! Mamma mia, no, ragazzi! Toretto. No, io l'amo. Toretto. È entrato Toretto, vedo adesso, non so se sono entrato o no. Aspetta un secondo, Shard, allora iniziare. Senta cane. Toretto è pericoloso, è fortissimo. Mamma mia, raga. Abbiamo l'onore. Oh, Charles Leclerc è entrato anche. Là, c'è Charles Leclerc, ragazzi. Toretto, grande Toretto. Scusami, adesso Leclerc. Non lo vedi. È un altro, sta entrando adesso, Charles Leclerc. Minchia ragazzi, abbiamo Charles Leclerc, quello reale, quello vero. Fate subito pubblicità, ragazzi. Charles Leclerc sta correndo con Marco Drums. Se c'è fosse quello. Ah, ma ci farà nero. Certo, Toretto è fortissimo, ragazzi. Quello è forte, quello, ragazzi. Aspettate, ragazzi, nella live di Marco Drums c'è Charles Leclerc. No! Ma sei un pazzo! Non hai fatto partire la gara! No, se non sono dentro tutti. Charles Leclerc non è dentro. Toretto c'è la Beetle. Toretto c'è, ma Leclerc no. Ma se è live Toretto? Sì, sì, beh, non è nel party, ma. Ci deve passare il settaggio, signor Toretto. Ma con Toretto dentro sarà. Aspetta, secondo. Mi stai facendo venire voglia. La giuri quando si mangia. Perché non va? Charles andrà nel party con Verstappen. Dici che non è lui? Dai, io secondo me è Charles Leclerc davvero che sta facendo le gare per imparare come si fa a guidare. Ma Kevin se non sa frenare sta curva. Per me c'è Charles Leclerc davvero, ragazzi, col mitico Marco Drums. Marco Drums è bravo, eh. Non mi colare. Che va quasi va a finire. Mi ha preso male la curva in salita, ma adesso vediamo perché secondo me si buttano fuori. Come Charter? Yes, no, Ti sta toccato dentro? No. Non ci passava e. Cazzarola! C'hai Toretto, Kevin! Non solo io. No, Toretto! Sì! C'hai Toretto dietro, raga! Grande Toretto! Ma
aspetta, non farmi parlare, scusami, sono un po' impegnato. Parla tu. Cosa Marco ha studiato a Torretto? Non ci credo. Sì, sì. No. Sì. Tu apri di brutto qua, eh. Cosa? Tu apri di brutto qua sulla salita. Non ti vedo più. Ma se la esca perché vai giù? Non lo so. Raga, che partitotto online, grande Toretto! Ecco, ho minchiato io. Va cacchiarola! Kevin, t'ho seguito, eh! Che cacchio, non credo incannarmi così. Sai che io seguo sempre chi esce. Oh, ero un attimo sconcentrato. ma lo sai che io seguo sempre chi va fuori. Marco c'è Sarteron. Parla mio amore perché non ce la faccio io a correre. Ok. L'ho cannata ancora quella lì, Porca miseria. Ma chiarola! Loca, no, no, amore, non mi dà supporto. Ma se scrivi, amore mio, va, guarda, è andata, abbiamo perso tutto. Perché? Ma perché mi devi dare una mano, mo? Sto rispondendo ai ragazzi, prendo il gioco, no, almeno una volta. Ormai è tardi, basta. Sai che preferivo quando stavi dietro, Marco? Perché non mi stai dietro? Preferivo quando stavi dietro tu. Amico mio, ho cadato completamente quella curva là. Sono arrivato tranquillo e invece no. Come l'ho detto, Lord?
spero che vinci. Ai! Vediamo come va. Ah! Ciao amici di Twitch, benvenuti raga. Oh, torretto però. È un ragazzo palle. Che è entrato, ragazzi, che si chiama Toretto, è bravissimo. Chi è Toretto? È un altro amico. No, che è bravissimo, ma non una culata posso di frenare. Sì, vabbè, ok, vai, grande Toretto! Bella riga! Mamma mia! Possiamo fare un'altra gara anche subito su questa? Che. Vabbè. Voglio rifarmi? Sharder, falla partire ancora! Grande Toretto! Mamma mia, ero primo, raga, è una cosa incredibile, incredibile. Fai ripartire, che magari c'entro anche Charles Leclerc. Incredibile. Non lo so, a me piace questa qui. Ho sbagliato napoletano, ma hai fatto la stanza non tra amici, scusami. No, non l'ha fatto. Napoletano... Ha abbandonato la partita, sta entrando anche altra gente. Vabbè, fai partire l'altra, la stessa, dai. Dai che ce ne facciamo un'altra uguale, che poi è tardi, vado anche a letto. Se non uscivo dalla curva, anch'io, io ero primo, sono uscito da solo come un coglione. Beh, l'ultima curva, il Toretto va a inculare. T'ha inculato lui, il Toretto, nell'ultima, t'ha buttato un po' fuori. No, un po', è po' volato pure. T'ha volato. Stavo per vincere, l'ultima curva, no, pum. Vabbè. Eccomi qua. Ok, fai partire. Dai, l'ultima gara, poi. Sì, l'ultima che devo andare alla nanna. Ok, parte, dai. E qui come ci farà partire, a cavolo? Ci farà partire a cavolo di Bruxelles o ci terrà lo stesso di prima? So. Okay, io chi è primo, fatto, Toretto, non... ultimo. Ah, come abbiamo finito la gara? Andiamo bene. Io ero il secondo. No, l'ultimo, anzi, perché poi sono tutti. Basta anche accelerare perché c'è Toretto. Toretto, fai bravo, per favore. Ok. Siamo a costruire questa piccola pagarina. Scusa, chi è che ha inculato il Toretto? No, ecco. Io Marco Trump. Ma hai frenato? Sì. Ah, cazzo,
freno, mamma mia, una botta con bella tosse dopo, Sì. Mamma mia, che freno. Scusa Toretto! Non volevo farlo apposta. No, non ho proprio cioè ha frenato, ma ha frenato di minchius. Sì, ma questa pista qua non ho capito perché l'ha messo. C'è la Trial Mountain tanto bella che conosciamo già. Guarda che roba, va che roba, va che roba. Grande Lord. Non c'è più nessuno che vede, raga, non riesco a leggere. Grande Giuli. Se vi leggo, ragazzi, vado fuori. Mi spiace, ma... Quindi non legge. Rispondi tu, Giuli, se scrive qualcuno, per piacere. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo facendo l'ultima partitella online della serata. Grazie Giuli, non riesco a leggere e correre. Già sono l'ultimo. Da primo della gara di prima che avevo fatto anche il tempo. Caspita Rola, oh, incredibile. Va, va, va. Dai. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo correndo online, eh? Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi. Stiamo facendo una bella corsetta online. Se vi piace iscrivetevi al mio canale, grandissimi. Grazie, grazie, grazie. T'ho preso, Toretto? Ah no, che è a posto. Forte, eh? Bravissimo Toretto. Scusa, no, che ti sono venuto adesso prima, ma... quello. Ah, dai, cazzo! Cazzo di pista della minchia. Che punto lì che non riesco a star dietro. Caspita. Sente Giulio. Ciao amici di Twitch, benvenuti ragazzi, iscrivetevi al canale amici miei. Che macchina hai usato tu? La Mazda. Ah, hai detto che non era adatta, quella è usata. Sì, guarda, guarda.
adesso non riesco a prenderlo. No, va troppo forte. E l'ho anche incornato, Mi sono andato addosso, Tu pensa se... Ma perché infatti che ho sbagliato le mura. Non l'avevo usato, ma... No, io solo la gara prima ho fatto tutto perfetto quando ero davanti. Dopo ho perso concentrazione, adesso non riesco più a trovare il punto limite della macchina. Eppure mi trovo bene, anche qua ho sbagliato tantissimo. Prendo il cordolo e mi vola. Ecco, ho sbagliato pure io. Che ormai si è fatto un bel vantaggio da retto, quindi guardate, è possibile. Che non sbaglia più, non sbaglia, non puoi superare, no. Non puoi superarlo, al massimo se sei molto più veloce, ma... un po' più veloce, non lo so, quindi... dare il botto non andato, ho visto la gara. Ok. Bella, dai! Grande Toretto! Bella Kevin, Sharder e Marco Drans. Bella lì, raga. Sconsolatissimo Marco Drans Games che ha finito malissimo. Grande Sharder, Toretto è entrato, ha fatto un disastro. Bella lì, Toretto, grande grande. Charles Leclerc, ragazzi, che avevamo dentro in... Ah, guarda che Charles Leclerc, se vuole correre con la CLK LM98. Ok ragazzi, la partita ha terminato Lost, buonanotte Phil, buonanotte Sharder, buonanotte grandissimo Toretto, se ci stai guardando nella live, buonanotte, buonanotte tutti. No, no, Toretto era fortissimo, grandissimo Toretto, bravo, bravo, bravo ragazzo, bravo, sei sempre tranquillo, non vai addosso a nessuno e sei un grande, grande Toretto. Quella Beatle lì. Sì. Con la Beatle lì c'è un... Buonanotte Mandy, grandissimo, grazie. Ci vediamo domani sera ore 9, Ragazzi, domani sera ore 20:30 ci colleghiamo con Warzone. Warzone, c'è l'amico Lord, c'è l'amico Kevin, no perché ha giocato oggi, c'è l'amico Pierpaolo e poi c'è l'amico Morris dei Kulesh. Vi aspetto domani sera con Morris, ragazzi, assolutamente da vedere la live di domani. Vi ringrazio, buonanotte a tutti e ci vediamo domani. Notte, notte, Sharder, bella, bella, bella lì, bella, bella garetta, dai, ci siamo divertiti. La prima gara stavo quasi vincendo anche, ci credevo, poi ho cannato quella curva lì da stupido, ma sono anche stanco, come diceva l'amica Julie, che ha visto giusto. Ciao Kevin, grazie di tutto, Ma di che? Ciao, ciao, bello, ci vediamo domani in live. Ciao ragazzi, buonanotte a tutti. Ciao bello, ciao Kevin, ciao, ciao, ciao. Ciao a tutti, buonanotte e ci vediamo domani, ore 20:30. Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ah, ancora tre. Vabbè.